Mi trovo ora sulla Beneteau First 24, il nuovo modello lanciato in fiera a Cannes, rivisto in fiera Genova e qui a Barcellona per le prove in mare. Nonostante i 30 nodi di vento, l'audio dovrebbe sentirsi, spero, quantomeno che sia comprensibile, anche se che contano sostanzialmente sono le immagini, non tanto la mia voce. La barca si presenta con un taglio nettamente e decisamente sportivo. Infatti dall'acquisizione di Beneteau di Seascape abbiamo creato, hanno creato quindi loro un progetto proprio sulla gamma First per rinnovare delle barche molto sportive ma con un taglio decisamente commerciale. Classica di un taglio decisamente sportivo, la poppa aperta, doppio timone, quindi per governare la barca in completo controllo anche in sbandata massima. Lo stick che arriva fino al centro della barca, ovviamente tutti i comandi e tutti i rinvii comodi in pozzetto e non poteva certo mancare anche una piccola cabina che tanto piccola non è, che adesso andremo a scoprire. Diciamocelo chiaro, sai che i miei video non sono fatti per i super pro, o meglio, non mi piace parlare troppo tecnico perché tanto se ne sai tanto di barca a vela, non serve che stia io a spiegarti i dettagli tecnici della barca che troverai nella descrizione del video. Quindi ti faccio vedere gli spazi e il comfort a bordo, oltre che l'estetica e la bellezza tecnica e le cose che trovi a bordo per poter navigare bene e divertirti. Quindi andiamo a vedere subito la cabina di prua. Apriamo il tambuccio e andiamo a scoprire l'interno. Seguimi. Ci troviamo all'interno della cabina del First 24. Bene, la barca è una barca sportiva anche da regata ed è attrezzata comunque con dei comfort decisamente importanti per questo tipo di barche. Abbiamo un letto matrimoniale di prua, quindi che fa angolo alla francese, piedi a prua, spalle in questa posizione. Proprio davanti a me viene su alto il bompresso che quando ovviamente non è armato è rientra, ma non impedisce comunque di poter stare a bordo e dormirci. Le due panche laterali, lato lato, che possono ospitare tranquillamente anche due persone, sia per fare il riposo dopo magari un po' di bordi, o altrimenti proprio per dormirci, quindi per farci una vacanza a bordo di questa barca. Non da ultimo, il sistema della deriva mobile è attrezzato con un argano interno coperto, governato da winch, da una leva del winch, di conseguenza con una leva in questa posizione qua e con delle cremagliere io alzo e abbasso la mia deriva. Quindi dopo questo video, dopo questi modelli, se ti è venuta l'idea che potrebbe essere la First, la tua prossima barca, non devi far altro che metterti in contatto con noi, Barche Bellandi. Quindi tutti i nostri contatti li trovi nella descrizione del video, mettiti in contatto, fissiamo anche un appuntamento e perché no, vediamo se riusciamo a organizzare una prova insieme per andare a provare queste fantastiche barche e farne presto una tua. Da Barcellona tutto, buon vento e occhio sempre al meteo.